Fox, 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 Fox. Ciao, sono Paolo Fox e tu sei Sagittario. Il tempo molto probabilmente in questi giorni per te sarà favorevole. Avrai stelle a tuo favore e in amore sarà tutto bello. Nel tuo prossimo futuro vedo un viaggio, anzi nel presente, un viaggio in una città, in un paese meraviglioso, molto verde. Salve a tutti da Paolo Fox. Salve a tutti, come sempre un saluto a Grillo Beer. Oggi sono in un altopiano in Nuova Zelanda. Abbiamo fatto un viaggio, io e la mia guida, che mi sta facendo un risotto al bacio, perché mi ama. E come vedete alle mie spalle, quella là è il monte Aikito, saranno poco, 2000 metri. Ma non voglio parlare di avventura oggi, ma di un momento particolare. Essendo io figlio di barbiere, ne vado fiero. Oggi mi farò la barba. Con chi? Logico. Con lui. Poi, ecco, può essere che nel video vedrete qualcosa di diverso, ma molto probabilmente sono le interferenze satellitari dei satelliti che ci vogliono oscurare. Comunque, torniamo a noi. Necessario. Water, acqua, schiuma da barba, Figaro, 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 Figaro! E questo oggetto che non so che cos'è, che serve, boh, non lo so, quello me l'ha messo lì. Allora. The son of the barber, figlio di barbiere. Adesso vi farò vedere come funziona. Ah, ci si bagna la barbetta, per ammorbidirla un po', ma poco. Perché i veri duri la fanno così, alla vecchia, coltello, rasoio. Questa cosa qua me l'ha regalata uno sciamano nepalese. Loro la mangiano, io non ci ho provato, ma boh, sa un po' di schiuma da barba, quella che si usa in Occidente, ma direi che l'effetto è più o meno quello. Ecco qui. Il tocco di classe. Perché logicamente è davvero wild, la barba vuole lunga, ma ve lo dico tra noi, la mia guida ha detto che gratto, dice tu gratta. Inizialmente non capivo, perché è una lingua che io non conosco, la loro, ma me la son fatta piacere. Ecco, adesso vedrete in un altro video siamo in pochi a saperlo usare. Mio padre mi ha sempre detto: occhio che col rasoio così ti tagli, e io lo capisco benissimo. Dopo la terza volta che mi sono tagliato, mi hanno regalato sto coso che non so che cos'è, ma ho visto che fa lo stesso effetto. L'acqua serve perché lo sciacquo e non spreco acqua. Ricordatevi, per farsi la barba non serve tenere il rubinetto aperto giorni e giorni, come per lavarsi i denti, ma lo si scopre solo facendo del wild, quando l'acqua scarseggia e ti rendi conto di quanto serve. Guarda, guarda che precisione, guarda che maestria, che destrezza. C'è manco un po' di contropelo, così sono a posto per un paio di giorni. Quando mio padre vedrà sto video sarà orgoglioso.
sempre una sciacquatina, così il rasoio, questa cosa qui che non so cos'è, è pulita e il pelo non si incastra. Certo che chi mi ha regalato questo oggetto ne sapeva una più del diavolo. Credo che comunque lo usasse la mia guida Nabuc per farsi i peli. Non ho mai capito quali, però... E qui in Nepal vige un detto che dice: donna barbuta sempre piaciuta. Hanno delle barbe lunghe, sembrano... Presente i ZZ Top, non so se avete presente, i barboni lunghi. Sì, non la guida Nabuc, però... Voci fuori campo di persone, non lo so chi è stato, sarà un merlo. Il merlo nepalese è un merlo che capisce tante lingue, le riesce a riprodurre. Ragazzi, la vita è dura, ma con un po' d'amore, un po' di sorriso, è quel poco che ci manca. Sotto naso, niente peli intorno alle labbra, se no quando baci pizzico. E direi, signori e signori, bello come mamma mi ha fatto. Oh, mia mamma mi ha fatto bello un bel po', porca la miseria, se sono bello, guarda qua. Per stasera è tutto, direi 6 minuti scarsi, ci siamo fatti la barba in mezzo al niente, con neanche mezzo litro di acqua. Quindi ricordatevelo, dai, risparmiamolo un po' sto cazzo di acqua che serve a tutti quanti. Vi mando un bacio a tutti da Grillo Beer. Piatto.